Se non riuscirai a trovare dentro di te ciò che cerchi, non potrai trovarlo nemmeno al di fuori di te. Se ignori le meraviglie della tua casa, come pretendi di trovare altre meraviglie? In te si cela il tesoro degli dèi. Gran finale sabato 15 settembre nel Parco Archeologico di Policoro per Il Sogno degli Dei, lo spettacolo teatrale itinerante Megal Hellas Experience, ideato e diretto da Giuseppe Ranoia, su drammaturgia di Emanuele Asprella e dello stesso Ranoia, uno degli appuntamenti culturali più importanti e seguiti nel territorio della Magna Grecia. Il progetto che promuove e valorizza dal punto di vista turistico e culturale lo straordinario patrimonio storico-archeologico dell'area è patrocinato dal MIBACT e nasce con l'intento di legare le amministrazioni di Policoro e Bernalda per consolidare l'idea di Metaponto come fulcro di un'identità culturale. Era solo sangue che aveva lasciato il corpo. Sapete, Psiuche bevola nell'Ades. I cadaveri giacevano sui cadaveri. Segue Aurora. Così dopo Italide nacqui Euforbo. Ferito da Menelao, partorito ancora, ebbi nome Ermotimo. Siamo felici di aver concluso questa quarta edizione del Sogno degli Dei. Quest'anno l'abbiamo un poco movimentata con altre installazioni di tipo scenografico, altre cosette di contenuto, e siamo pronti anche per l'anno prossimo. Speriamo che le amministrazioni ci possano confermare in questo viaggio, perché penso che sia molto importante, soprattutto quando il territorio viene raccontato dall'interno. Noi abbiamo uno stile soprattutto etico di far teatro, e quindi a prescindere dal prodotto spettacolare, tra virgolette, cerchiamo sempre di riempire di contenuti che possano avere un valore passato, come dico anche nel monologo, ma proiettati nel futuro.